In diretta dalla Biblioteca Nazionale di Roma in Book Sprint Edizioni ospitiamo Maria Antonietta Bafile. Allora, Urlo d'amore. Sono sei racconti di sei donne e raccontiamo l'amore, però l'amore della terza età. Perché sì. L'amore non ha età, diciamolo subito. L'amore, come la solitudine, non ha età, colpisce tutti senza pietà. Ecco, però voglio dire, ecco. In questo caso parliamo di un amore che fa anche poi rinascere, certo. Ritrovare la gioia, sì. Far sentire viva la donna che, diciamolo, dopo col matrimonio quasi sempre, insomma, si trascura un pochettino. Sì, è vero. Ecco, le donne che vengono raccontate nel libro, che donne sono? Sono donne comuni della vita di tutti i giorni. E, diciamo che hanno dedicato alla famiglia tutta la loro vita, sia come madri che come mogli. E ad un certo momento una frase del marito dice: quando eri giovane eri bella, eri magra, guarda un po' come sei diventata. E quella frase risveglia, la mette davanti allo specchio e si vede purtroppo trascurata, perché si è annullata, cioè il dovere deve esserci, perché quando ti sposi ci sono dei doveri da rispettare, ma mai annullarsi, bisogna lasciare sempre uno spazio per se stesse. Allora, questo è il messaggio, sì, di fondo. Sì, 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 assolutamente, doveri sì, ma annullarsi no, lasciarsi sempre un piccolo spazio per se stessi. Allora, sarei poi curiosa di vedere i mariti se si trasformano o no dopo il matrimonio. È quello il fatto, è quello il fatto, perché noi donne siamo così, i mariti li amiamo sia quando sono giovani, che sono magri, che sono belli, con la chioma fluente, e sia quando si ingrassano, si pelano, e noi li amiamo sempre, però l'uomo tende di più all'apparenza, insomma. Ecco, soprattutto, si distrae poi facilmente. Sì, 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 sì. Però tocca alla donna adesso, dopo aver dedicato la sua vita alla famiglia, tocca a lei riprendere in mano le redini della propria vita. E questo è il messaggio. Sì, assolutamente. Allora, sì. Parliamo di questi racconti. Appunto, sei racconti, il primo davvero molto interessante. Parliamo, sì. di una donna di 80 anni. Sì, grassa, con tanta cellulite, che vive in una casa di riposo. E di un uomo di 40 anni, bellissimo, un volontario che va a fare beneficenza alla casa di riposo, la vede e si innamora di lei. Si innamora di questa donna di 80 anni, grassa e con tanta cellulite. E le chiede di fare all'amore, di avere un rapporto normale. E lei giustamente dice no, dice assolutamente no, ha fatto, io ti voglio bene, ti amo, però il sesso non lo possiamo fare, perché io sono così. Ma lui dà una lezione a tutti gli uomini, nel senso che dice: io amo te, amo la tua cellulite, amo i tuoi 80 kg, i tuoi 150 kg, i tuoi 80 anni, amo la tua dentiera, amo tutto di te. Allora la va a prendere alla casa di riposo, incoraggiati da chi? Dalla suora della casa di riposo, che a sua volta in gioventù non ha avuto il coraggio di difendere il suo amore, perché era un ragazzo di colore, dai pregiudizi della famiglia. Per cui non ha avuto questo coraggio e si è fatta suora. Ed è vissuta sempre con questo rimpianto. E allora dice a Fanny: vai, vivi il tuo amore, ha fatto, non ti preoccupare delle critiche. E poi hanno questo famoso rapporto. E lui, mentre la spoglia, la vede giovane. Non vede né le rughe, né i capelli bianchi, né la cellulite, non vede niente, vede lei giovane. Perché il vero amore ha sempre 20 anni. È vero. Questo è. Questo è il messaggio. Il messaggio, sì. È proprio quello dell'amore eterno, un amore che, sì. Va al di là delle barriere, dei, sì, pregiudizi. Sì. Non ci sono differenze d'età. Quando c'è amore, sì. Si supera ogni cosa.
Poi c'è... Questa è la prima storia. Sì, sì. Poi c'è la seconda, che è invece un tantino più banale, la definisci. Molto banale, infatti lo dico, questa è la storia della banale signora Concettina, eccetera. Perché banale? Perché la signora Concettina non ha avuto il coraggio di afferrare questo amore che si è presentato questo tramite Facebook, perché qui c'è anche la tecnologia. Nel libro. Quattro storie nascono su Facebook. Capita. Capita, capita. Perché la Concettina gioca a carte su Facebook, sì, sì, e conosce quest'altra questo persona. Questo Fabrizio conosce. E poi lui si innamora tramite Facebook, si innamora. Cioè questa è la magia dell'uomo, dell'essere umano. Pensateci un po', riesce con i suoi sentimenti a perforare persino il freddo computer. Schermo del computer. Ah, ecco. Questo, l'uomo, l'essere umano, è un animale magico. È un animale magico. Ecco. Però Concettina non osa non, e quindi continua la sua vita, sì, quotidiana nella sua, diciamo, sì, monotonia. A sopportare il marito che gli dice mamma mia come sei diventata così, eccetera, però... E nello stesso tempo questo rimpianto l'aiuta pure a vivere, è un po' come vivere dentro questo amore, anche se lei non ha avuto il coraggio di staccare la spina dalla famiglia, insomma. Poi abbiamo Ninetta e Francesco. Nicola e Francesco, allora questa è una bellissima storia, anche qui è nata su Facebook. Chattando, giocando a carte, facendo solitari, e poi si incontrano loro, si incontrano. C'è la magia del Natale? Cioè, sì, è la magia del Natale, e lui si innamora subito, e le fa dichiarazione, ma lei dice, non mi vedi, guardami un po', perché il filo conduttore è sempre la trascuratezza fisica che porta queste donne a modificare il proprio aspetto da quando erano giovani, insomma, sono grasse, sono trascurate, sono diventate bruttine, insomma, però, ecco. E, allora, i cartoni pure, no? Sì, perché io amo molto il mondo dei barboni, dei cartoni, perché io dico sempre, il mondo dovrebbe ricominciare da queste persone qua, perché queste persone che staccano la spina dalla cosiddetta società civile non la staccano per piacere, ma perché non ci si trovano più in questa società, perché loro hanno ancora dei valori che non riescono a ritrovare in questa società. E per questa storia come finisce? Finisce insomma che anche lei non ha questo coraggio, insomma, non ce l'ha questo coraggio, e però non ritorna neanche dal marito e va a vivere sotto i cartoni. Va a vivere sotto i cartoni. Sì, sì, sì. Perché però Francesco ha avuto un incidente stradale. Sì, è vero, perché lei si era decisa di lasciare la sua casa. Per raggiungerlo, però anche lui ha avuto lo stesso pensiero di raggiungere lei e di portarla via da casa sua, però ha un incidente stradale e muore, per cui non si riesce a coronare questo amore. Per cui lei non ritorna a casa sua e preferisce andare a vivere sotto i cartoni. Preferisce. Abbiamo Paolina. Sì. Che donna è Paolina? Allora, Paolina... E anche lei, come dico, filo conduttore, una donna che ha dato tutto alla famiglia. Ha dato l'anima, ha dato il cuore, ha dato tutto. E anche lei si ritrova così, un po', non dico maltrattata dal marito, però non apprezzata. Certo. Perché, insomma, tutto si riduce ad un aspetto fisico. Anche ecco. Qui ritorna a Facebook. Allora, anche lei la conosce su Facebook. Allora, che cosa succede qui? Che lei prende il coraggio ad un certo momento e lo raggiunge. Si erano dati appuntamento sulla spiaggia. Lui stava guardando il mare, il pensieroso, in attesa di lei, no? Lei gli arriva alle spalle, dietro le spalle, e lo sta quasi per chiamare, però non ce la fa.
non ce la fa proprio e quindi ritorna a casa. E anche lei non ritorna dal marito. No. No, va a vivere sotto i cartoni, va a vivere. Poi abbiamo Nicola e Filomena. Nico e oh, questa è una storia che non ha niente a che fare con Facebook. Qui c'entra l'egoismo familiare. Allora, i due si erano conosciuti una sessantina d'anni prima, lui faceva il militare e lei era una ragazzina di 15 anni che andava dalla sarta a imparare il mestiere. Allora non era possibile frequentare un soldato, perché la ragazza che frequentava un soldato era considerato poco seria. Ecco. Allora, però lui era del nord, va a parlare con il padre, con i fratelli, però i fratelli e le cognate convincono il padre a cacciarlo via, perché per egoismo, dice, se questa se ne va al nord, a mamma e papà che quando diventano vecchi, chi ci bada? Ci dobbiamo badare noi? E invece no. Allora fanno del tutto per separarli e ci riescono, perché quando lui si congeda continua a scriverle, ma loro non gli fanno avere le lettere. Però né lui si sposa e né lei si sposa. Lei diventa una famosissima sarta di abiti da sposa e si ritrovano, indovinate come? Che lei fa parte della parrocchia, è una donna attiva della parrocchia e stava vendendo dei prodotti per conto della Caritas. Lui era ritornato dopo tanti anni a rivedere questa città dove aveva fatto il servizio militare e si sono incontrati, si sono rivisti. E questa volta però sono i genitori che riconoscono il loro egoismo a incoraggiare la figlia ad andare via. Anche però ricordiamo, dopo 50 anni dopo si ritrovano, anni, quindi sì. Abbiamo sempre sì, l'amore della certo. Terza età. L'amore della terza età, e sì. Perché hai voluto proprio raccontare questo periodo della vita, no? Allora, c'è un detto che dice non si smette di amare e di sognare perché si invecchia, ma si invecchia perché si smette di amare e di sognare. Giusto. Non dobbiamo mai smettere né di sognare né di amare. E poi la vita ricomincia, ricomincia a 60 anni, ricomincia a 80 anni, ricomincia sempre. Noi dobbiamo avere il coraggio di afferrare le occasioni che il destino ci offre. È bellissimo questo messaggio e anche il modo in cui lo racconti, lo trasmetti, fa proprio percepire a tutti noi, insomma, questa grande forza che hai dentro. Maria Antonietta, quindi il messaggio è un messaggio di speranza e di coraggio, è vero? Speranza e coraggio. E non bisogna mai smettere di amare. E viva l'amore, io direi. Viva l'amore, l'amore è vita. Grazie Maria Antonietta Bafile, Urlo d'amore. E io ringrazio tutti voi, ringrazio la Book Sprint, ringrazio la biblioteca di Roma che mi ha ospitato. È stata una bellissima esperienza. Leggete il libro. Amate. Amatevi, amate, amate, amatevi. Grazie.